Volevo sapere voi cosa pensavate di questo, cioè delle metafore che sono in questo film, quindi l'identità, la ricerca di se stessi, il cuore che appunto se te lo tolgono diventi un mostro. Grazie. L'inquinamento anche. L'inquinamento, certamente. Cioè, partiamo da Rocco. Il ruolo delle donne nel film, soprattutto, c'è un sacco di cose. Beh, non è la prima eroina donna Disney, però comunque una, lei è bella. Una bambina che svolta e che insegna a Maui, insomma, come fare a sconfiggere il demone che lo aveva battuto, insomma, all'inizio. Comunque è tanta roba, no? Sì, sono tanti valori che comunque sono tante similitudini. Quando non voglio prolungare, magari faccio dire anche qualcosa agli altri, però sicuramente un bambino che guarda l'isola farsi nera tra virgolette sicuramente chiederà ai genitori, insomma, oppure siccome i bambini di oggi sono già molto più perspicaci magari di quello che eravamo noi, già capiranno che magari prevenire è meglio che curare, insomma, siamo ancora in tempo per fare qualcosa di utile e servono questi film, insomma, per risvegliare le coscienze. Posso dire in inglese? Sì, vai, mi preparo adesso. Arrivo io. The beautiful thing about this film, it also shows the character, she knows who she wants to be, and I feel that something, even our parents sometimes, they don't want us, you know, they direct us to be, oh, be a doctor, be a lawyer, but it's always to find what you feel inside. And I feel that's the important message as well. Like, the character finally finds what's important. That's what I feel is important for me as well. Like, my parents always told me, you know, study, be a lawyer, be a doctor. They never told me once to find my true passion. And I think that's what's important about this film, that at the end, she finds what's her true passion, she finds what's what she considers home. La cosa importante di questo personaggio è che nonostante quello che gli dicono i genitori, quindi ad esempio come hanno detto a lui diventa un avvocato, diventa un ingegnere, lei segue le sue passioni e va oltre anche i suoi limiti, le sue paure, e quindi questo è il messaggio più importante che... Sì. Ma sì, alla fine è un po' questo, no? Come nel film Vaiana magari non poteva oltrepassare un certo limite fisico proprio nell'oceano, è un po' come e poi lei l'ha fatto, quindi è un po' come superare i propri limiti. E ad esempio lei aveva la nonna, io ho il papà per esempio che mi sprona a fare tante cose e mi aiuta, quindi ci sono un sacco sì di metafore come queste ed è bellissimo perché alla fine è un po' quello che succede a noi. Ma a me è interessato anche questa doppia faccia, nel senso che come in tutte le favole, no, questi bambini devono avere un momento in cui si spaventano tanto, riescono a superare un guaio grosso, alla fine lei rischia di morire, no, in qualche modo, perché, come dire, ciò che tu abbandoni, ciò che tu non curi, in qualche maniera diventa una specie di demone che ti può distruggere e quindi è quasi un prodotto di te stesso. Quindi questo è un fatto che lei alla fine è andata quasi verso la morte di fronte a questo mostro e ci è andata poi con una saggezza così intuitiva, il fatto che poteva morire e poi invece, come dire, è cambiato il segno. E quindi entri nel dolore, se non entri nel dolore non lo superi, non vai oltre, cresci, e che è una cosa molto importante nelle favole, che i bambini, come dire, non hanno il senso di questo, ma vivendo la favola è come se facessero tutto il percorso, tutte le volte che ascoltano delle favole come queste. E quindi questo passaggio finale è anche un passaggio molto importante, mi sembra, del film. Sì, assolutamente, mi aggancio, insomma, a quello che è giustissimo che ha detto Angela per ricordare, insomma, che una delle metafore potrebbe anche essere, almeno io personalmente la leggo così, il ritorno al valore più importante che c'è a livello educativo, che può essere quello delle emozioni e quello del cuore che viene restituito proprio, che non può essere posseduto, ma che diventa proprio il motivo principale della vita e dello stupendo ordine naturale delle cose, e quindi in un certo senso anche un ritorno alla semplicità dei valori più importanti, che sono anche appunto l'amore, la famiglia, e credo che siano, voglio dire, descritti molto bene in questo cartone, e credo che
abbia colpito la visione di questo cartone, mi ha colpito molto.